Ho guardato interdetto questi bambini, mascherati, senza volto. Dietro di loro l'apoteosi della vergogna, i moderni dei del mondo ipocrita che stiamo vivendo. Questi davanti hanno appena finito di colorare l'arcobaleno con scritto andrà tutto bene, che già indossano il simbolo di come andrà tutto bene. Così bene che non possono nemmeno salutare gli dei che si salutano a vicenda perché sono dei. Ho guardato interdetto questi bambini, mascherati, con una maestra senza maschera che insegna loro la nuova normalità per il futuro che verrà. Ho guardato interdetto questi bambini per diversi minuti. Eravamo all'aperto. C'erano adulti che parlavano e persone anziane che giocavano all'aperto. Loro erano gli unici che portavano la mascherina. Li spiavo mentre le madri senza bavaglio chiacchieravano e parlavano al telefono. Sarà che non potevo vederli sorridere, ma non mi sembravano felici. Perché per sapere di essere felici dobbiamo sapere come è fatto il sorriso. Sorridere è un istinto innato che va accudito e preservato per imitazione negli altri e quindi in noi stessi. Avrei voluto dire loro che non c'è nulla di cui avere paura, tranne che di smettere di sorridere. Ma la sensazione è che sia stato scavato un solco troppo profondo dentro di loro. Penso che non vi perdoneremo mai per aver avvelenato l'infanzia di questi innocenti. Li avete rinchiusi in casa perché avrebbero potuto uccidere degli ultra-ottantenni con patologie. Poi li avete costretti a indossare un bavaglio tutto il giorno perché potevano uccidere degli ultra-ottantenni con patologie. Gli avete impedito di giocare all'aperto e con gli altri e fare sport perché l'elemento virale era nell'aria e potevano uccidere degli ultra-ottantenni con patologie. Li avete mandati a scuola in sicurezza, dove gli era impedito di giocare insieme, di respirare liberamente, di toccare ed essere toccati, di scambiarsi le caramelle, i libri e i giochi, perché potevano uccidere degli ultra-ottantenni con patologie. Poi gli avete dato patetici banchi a rotelle che non hanno mai usato perché li avete imprigionati dietro uno schermo in DAD e avete inibito la loro crescita sana sia come esseri umani sociali sia come studenti. Infine li avete costretti a immaginarsi i sorrisi e a portare il bavaglio anche all'aperto perché potevano uccidere degli ultra-ottantenni con patologie. In un paese in cui la speranza di vita media è di 83 anni, avete instillato nei bambini la paura di uccidere degli ultra-ottantenni con patologie. Li avete convinti che fossero pericolosi per i loro nonni. Li avete caricati di un macigno psicologico che li accompagnerà per tutta la vita. Avete devastato la loro infanzia, la loro adolescenza, periodi d'oro in cui albergano i ricordi che li formeranno come adulti e che avete vissuto anche voi. Li avete condannati alla paura, a temere la vita. Avete costretto bambini di 8 anni ad aver bisogno dello psicologo, il relativo bonus già studiato. E ora li fate inoculare con un siero sperimentale di cui non si conoscono gli effetti a lungo termine. Senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale. Cosa cazzo vi dice il cervello? Voi non siete genitori. Avete abbondantemente abdicato a quel ruolo. Voi siete diventati solo nuovi custodi di una proprietà dello Stato. I vostri figli non vi appartengono. Sono dello Stato, che li immola al profitto delle multinazionali con il vostro beneplacito e persino il vostro applauso, con tanto di pergamena. Se esiste un Dio, che abbia pietà delle vostre anime, perché questo sacrificio biblico rimarrà per sempre sulle vostre coscienze. E i vostri figli spero che un giorno mostreranno per voi la stessa pietà che voi avete mostrato per loro.